buona. Sì, buona, dai, 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 porta fuori, porta fuori. Dai, 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 dai. Dai, dai, forza, forza, forza. Andiamo qui, dai, tocca. Dai, calo. Partita molto ostica quella che oggi la squadra dell'MSP dovrà affrontare, infatti giocherà in casa contro l'Osteria Grande. Un saluto al Pipega e subito partiamo con l'inizio di questo match tra MSP e Osteria Grande. Subito l'Osteria Grande con un bellissimo lancio verso l'out di destra. Ottimo lo stop, prova il diagonale. Simone Pechini la fa sua. Continua a tessere il proprio gioco la squadra dell'Osteria Grande. Bellissima la sponda, parte il diagonale che finisce sul fondo. Occasionissima qui per la squadra di Osteria. Ancora sull'out di sinistra, numero 10 che incanta, parte il cross. La chiusura sul tiro da parte della difesa dell'MSP che prova a ripartire, ma recupera subito il pallone l'Osteria Grande, che è entrata con un piglio assolutamente giusto in questo match. Ancora deve trovare le misure invece l'MSP. Ci prova adesso sull'out di sinistra a tessere una trama, ma chiude molto bene la squadra di Osteria. Recupera ancora l'MSP. Attenzione, pallone dentro. Il numero 11 dell'MSP fa partire un cross verso Goyormella, la parata in uscita da parte del portiere dell'Osteria Grande. 33esimo, il giro palla, prova a recuperare l'MSP ma non ce la fa, pallone sulla tre quarti. Ottimo il dribbling, il pallone fuori dall'area, parte il tiro diagonale, non irresistibile, ma che tanto basta per far carambolare il pallone in rete. 1-0, Osteria in vantaggio. Subito siamo ripartiti subito con l'Osteria ancora in attacco. 36esimo, parte il cross, la girata di testa, il pallone che finisce in rete. 2-0, 1-2 clamoroso da parte dell'Osteria. Qui il pallone in palombella, la girata di testa, Pechini non riesce ad opporsi. 47esimo, una delle ultime azioni del primo tempo. La chiusura da parte della difesa dell'MSP, rimessa laterale vicino alla bandierina, il pallone dentro, stop da parte dell'attaccante, prova una rovesciata, la chiusura da parte della difesa e dunque calcio d'angolo. Parte il calcio d'angolo, attenzione, il numero 10 si stacca dal limite dell'area, entra in area, il tiro e la rete fantastica da parte del numero 10. Dell'Osteria Grande, bellissima la giocata, uno schema probabilmente su calcio d'angolo. Finito il primo tempo 3-0, andiamo a sentire Off Samuel da bordo campo. Male, molto 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 male, erano partiti in realtà forti noi, abbiamo avuto un'occasione per segnare e poi, come recita la regola del calcio, gol sbagliato, gol subito. Purtroppo abbiamo preso gol, poi dopo sono arrivati altri due, hanno giocato sicuramente meglio questo primo tempo, però manca qualcosa e serve una reazione in più. Vediamo se riusciremo a trovare nel secondo tempo, anche se è tosta, è veramente tosta quest'oggi, perché siamo partiti veramente male. Speriamo in una reazione nel secondo tempo e speriamo di vedere i ragazzi ritornare con un'altra mentalità. Allora, ci vediamo direttamente dopo, al secondo tempo.
Let's go. Partiamo dunque con il calcio d'inizio del secondo tempo. Risultato, ahimè, sul 3-0. Deve subito provarci l'MSP a cercare di accorciare le distanze. Parte il cross, calcio d'angolo, attenzione, il pallone in aria, è rimasto lì Dal Monte, accorcia le distanze con un colpo di testa ravvicinato sul rimpallo. Rivediamo istantaneamente il replay, prova il numero 16 Neo, è entrato il pallone che carambola sulla testa del difensore dell'Osteria Grande. Bravissimo il nostro capitano Dal Monte, che segna il 3-1. Partiamo subito invece con il calcio d'angolo al 63esimo. Simone Pechini recupera subito il pallone, deve cercare l'MSP di recuperare. Mancano ancora due gol e la partita è ancora lunga, manca mezz'ora. Infatti subito Inek recupera il pallone dentro per Goyormella. Goyormella prova l'assist per il neo entrato Don Vito, pallone che però si perde sul fondo. Qui un saluto da Love Samuel Crew. 69esimo, rimessa laterale per l'MSP, recupera il pallone però l'Osteria Grande, recupera ancora una volta l'Osteria, lancio lungo verso il fantasista numero 10, sicuramente il migliore in campo fino adesso, che rientra sul destro, pallone che si perde sul fondo, ma il numero 10 dell'Osteria Grande è veramente una spina nel fianco per l'MSP. Attenzione, recupera palla, subito lancio lungo ancora per l'attacco da parte dell'Osteria. Attenzione, il numero 10 che non la passa sulla sovrapposizione, prova il tiro, ha cercato la doppietta personale però finisce sul fondo. Il rilancio per il numero 17 dell'Osteria, ancora il passaggio per il numero 10 dell'Osteria Grande, assist per il tiro e la diagonale vincente. Ennesimo assist da parte del numero 10 dell'Osteria. Qua buonissimo il diagonale, ancora Simone Pechini costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete. 4-1, inesorabile. Attenzione, attacca ancora però l'Osteria Grande con il suo numero 10. Prova a cercare spazio, parte il cross, il pallone che viene stoppato e scaraventato in fondo alla rete. Ancora assist, ancora gol da parte del Osteria Grande. Qui buca clamorosamente la difesa. Notte fondissima per l'MSP. Giornata veramente da cancellare. Siamo al 90esimo. Punizione ancora per l'MSP. Parte il cross verso Inek. La chiusura da parte della difesa dell'Osteria Grande. Rimessa laterale ancora per l'Osteria. Il pallone verso il proprio portiere. Il rilancio lungo. E l'arbitro fischia la fine dell'incontro. La partita finisce dunque 5-1. Match assolutamente da dimenticare, da cancellare per la compagine di Monte San Pietro. Assolutamente partita da cancellare. Of Samuel aveva detto che sarebbe stata una partita molto complicata ed effettivamente così è stato. Signori, ragazzi, si è conclusa qua la partita. Continua un periodo non facilissimo per noi. Ragazzi, io vi invito come sempre a sostenerci, perché bisogna sostenere sempre per sempre l'MSP, mi raccomando, ricordatevelo sempre. Sempre comunque. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto l'ennesimo episodio dell'MSP. Mi raccomando, lasciate un commento, fateci sapere come avete visto questo episodio, soprattutto questa partita. Man mano, come vi ho già detto in altri episodi, vi andrò ad aggiornare su quelli che saranno le mie condizioni e il mio recupero. Io vi ringrazio per aver visto l'ennesimo episodio dell'MSP e ci vediamo al prossimo video. Dall'MSP è tutto. Ciao ragazzi! Ciao!